troppa femminilità, troppi corteggiatori, troppi like. Non vorrei montarmi la testa. Diamoci un taglio. Arisa cambia look a ogni post su Instagram. Ora si mostra con i capelli cortissimi, poi di nuovo con le extension. Il tutto per celebrare questi suoi 35 anni, per sentirli belli sia con la chioma che senza. Perché una sola è la legge, la felicità è un esercizio costante, tutti i giorni voglio amarmi di più. Qui la storia, tutte cerchiamo un equilibrio. È così per ogni persona. Tu hai la tua creatività e hai il tuo lavoro, ma ogni giorno della tua vita cerchi di crescere come individuo. Non importa se si lavora davanti a una scrivania o a una macchina da presa, tutti vogliono trovare il proprio equilibrio tra lavoro, casa, famiglia. È stata Angelina Jolie, 42, ad aver ricordato al suo pubblico, durante un'intervista a Deadline, che una mamma star è uguale identica a una mamma non star. Il racconto completo. James Franco, 39 anni, prende il largo nel mare davanti Malibu. L'attore sorride e surfa un'onda dopo l'altra, allontanandosi dallo scandalo molestie che qualche settimana fa si è abbattuto, anche, su di lui, escludendolo dalla corsa agli Oscar. Doveva essere la sua stagione. L'ultimo suo film, The Disaster Artist, di cui è protagonista, insieme al fratello Dave, e regista, era lanciatissimo. Dopo aver vinto un Golden Globe, lo scorso 7 gennaio, Franco è però stato accusato di condotta sessuale inappropriata, da 5 donne, così la nomination agli Oscar edizione 2018 non è mai arrivata e lui è stato cancellato con Photoshop dalla cover di Vanity Fair America dedicata ai premi, e firmata da Annie Leibovitz. Qui le immagini, settimana non tranquilla per Chiara Ferragni e Fedez, ma nel weekend tutto sembra essersi risolto al meglio. Il piccolo Leo non cresceva come previsto e l'influencer ha scritto un post raccontando che dovrà passare a riposo il resto della gravidanza. Migliaia i messaggi dei fan e soprattutto i racconti di esperienze simili. Domenica la risposta della Ferragni, non so come ringraziarvi per i migliaia di commenti ed email che mi avete, che mi state mandando raccontandomi la vostra esperienza e dandomi ottimi consigli. Non avete idea di quanta energia mi stiano dando e quanto mi senta più forte oggi grazie a voi. Qui l'articolo completo. Ai microfoni di Verissimo, Rudy Zerbi ha raccontato di quando a 30 anni, la madre gli abbia rivelato la verità sul suo padre biologico. È stato un colpo pazzesco scoprire vedendo la TV, una vigilia di Natale con mia madre che Davide Mengacci era mio padre. Mia mamma aveva appena scoperto di avere un brutto male e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita e del perché io avessi questa per l'arte. I figli, ha però aggiunto, sono di chi li cresce. Per lui suo padre è Giorgio, il secondo marito della madre. Le dichiarazioni di Zerbi. La modella 26enne Emily Ratajkowski, ha detto sia al produttore Sebastian BRMC Clard, da poco ha lasciato il fidanzato storico. La nuova coppia era stata vista insieme per la prima volta il giorno di San Valentino. Intimo il matrimonio al municipio di New York, abito bianco. Non completo, pantaloni di Zara color senape. Qui le immagini delle nozze. Claire Foy, 33 anni, e Stephen Campbell Moore, 38, non sono più una coppia. L'attrice di The Crown ha annunciato il divorzio dal collega dopo 4 anni di matrimonio. Continuiamo però a essere grandi amici, con il massimo riso reciproco. I due hanno una bambina, Ivy Rose, nata nel settembre 2015. Ecco la notizia. Va a gonfie vele la storia fra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Complice la settimana milanese della moda, i due si sono presentati insieme al party di Anna Dello Russo di sabato sera. La showgirl ha anche postato sul suo profilo Instagram un'immagine di lei abbracciata al pilota. La didascalia dice, proteggimi sempre. La storia della coppia. Sarà Anna Hathaway, 35 anni, a interpretare Barbie nel film Sony dedicato alla celebre bambola della Mattel, dato in uscita l'8 maggio del 2020. Intanto fa la mamma di Jonathan, avuto il 24 marzo 2016 decalitri, collega Adam Schulman.
Nelle immagini è a Los Angeles con il figlio in braccio. Rachel McAdams diventerà mamma. L'attrice delle pagine della nostra vita, 39 anni, è in attesa del primo figlio, come rivela ED News. Dal 2016, Rachel fa coppia con lo sceneggiatore Jamie Linden, ma i due si sono sempre tenuti alla larga dai riflettori. Attesa pochi giorni fa a Los Angeles sul tappeto rosso del nuovo film, la DRC Comedy Game Night, non si è presentata al fianco dei colleghi Jason Bateman, Kyle Chandler e Michael C. Hall. Un tentativo, forse, per tenere privata la gravidanza ancora per un po'? Mamme e future mamme fra le notizie del fine settimana, ma anche l'uscita pubblica di una coppia chiacchierata e un divorzio VIP. Il fine settimana della moda donna a Milano porta coppie sul red carpet e racconta storie di mamme, attuali e future. Anche un divorzio e una storia di paternità fra i gossip del fine settimana. Arisa dai capelli rasati, troppa femminilità, troppi corteggiatori, troppi like. Non vorrei montarmi la testa. Diamoci un taglio. Arisa cambia look a ogni post su Instagram. Ora si mostra con i capelli cortissimi, poi di nuovo con le extension. Il tutto per celebrare questi suoi 35 anni, per sentirli belli sia con la chioma che senza. Top stories perché una sola è la legge, la felicità è un esercizio costante, tutti i giorni voglio amarmi di più.